Green, ma che diamine vuol dire intercettare le esigenze dei propri clienti online? Perché è una bella frase, suona fighissima veramente, ma nel concreto, questo intercettare, poi alla fine, Roby, di che cosa si tratta? Cioè, dicelo in parole semplici, senza tanti giri complicati, filosofici, controvento, cose che poi dopo ci troviamo in difficoltà a capire. Intercettare come? Com'è che uno si mette lì così e riesce a beccare quelli che stanno volando nella tua direzione? Che vuol dire intercettare le esigenze dei propri clienti online? Intercettare significa potersi far trovare all'interno dei risultati delle ricerche di Google quando qualcuno scrive una frase, una domanda che riguarda il settore commerciale o non per il quale tu vuoi essere trovato. Questo vuol dire intercettare, perché poi le persone online ti possono trovare solo in due maniere: o fanno una ricerca su Google e ti trovano, oppure possono chiedere ai loro amici, ai loro contatti sociali. Ma lì non funziona più il discorso di intercettare, lì funziona il discorso: hai una reputazione, una credibilità, un'autorevolezza tale per cui gli altri, quando gli viene chiesto ma che conosci per caso qualcuno che è veramente capo a fare questo tipo di cose, diranno: come non conosci Paolo, Antonio, Marcello, Fabio, Luciana, Antonella, Fabiola, lei è la numero uno, valla a trovare. Ma se io voglio intercettare letteralmente le persone attraverso il farmi trovare nei primi risultati delle ricerche di Google, che cosa devo fare in pratica? Due cose. Numero uno, devo verificare la situazione dell'offerta e della domanda, cioè per quali frasi, per quali parole ho la speranza di poter essere nei risultati di Google, perché se già ci sono 100.000 altri siti che si occupano di quella cosa lì, io come faccio a entrare? Ma cioè, sarebbe un po' una scommessa con l'impossibile, quindi torno con i piedi per terra e devo cercare di trovare quali sono le frasi, le parole chiavi legate all'argomento, all'industria, alla nicchia di mercato nella quale opero, dove A, c'è un discreto volume di domanda, cioè c'è un buon numero di persone che ogni mese fa questa ricerca su Google. Come faccio a sapere quante persone ci sono che ogni mese fanno una ricerca su un certo argomento? Uso il Google Keyword Planner, che mi dà queste informazioni. Numero due, devo vedere quanta offerta già c'è, perché se c'è domanda, ma c'è tantissima offerta, cioè è pieno di siti, blog, risorse, app che risolvono questa domanda o che rispondono a questo problema, io non ho possibilità di apparire prima di loro se già sono in 100 e sono da anni lì a fare a botte, a sgomitare per farsi trovare tra i risultati delle ricerche di Google. Quindi devo trovare una situazione nella quale ci sia domanda ma non ci sia tanta offerta. La seconda cosa importante da fare è di scrivere, di creare, di mettere al mondo dei contenuti di valore pesanti che soddisfino non tanto l'esigenza del lettore di sapere tu chi sei, cosa fai, cosa offri, cosa vendi, quanto costano i tuoi prodotti e via dicendo, ma che risolvano già da subito alcune delle sue esigenze principali. Quindi se ti occupi di affittare i cammelli, ma le esigenze che girano intorno all'affitto dei cammelli quali saranno? Dove parcheggiare i cammelli? Cosa si dà da mangiare ai cammelli quando hanno fame? Quanto beve un cammello? Qual è la massima velocità che può andare un cammello? Che tipo di manutenzione richiede un cammello? Che gli devo cambiare? L'olio ogni quanto lo fa? Gli zoccoli ogni quanto li fa? Gli devo fare il pelo ogni quanto tempo? Mi devo pulire il parabrezza ogni quanti chilometri? Tutte queste sono le esigenze che girano intorno a chi normalmente si affitta un cammello, vuole sapere queste cose. Se vuoi creare dei contenuti utili, quindi non ti preoccupare
di mettere tutto il fuoco sulla tua scuderia di cammelli, sulle foto dei tuoi cammelli, i nomi dei tuoi cammelli, quanto sono bravi i tuoi cammelli, ma anche su tutte le esigenze che girano intorno a questi cammelli. Ma queste informazioni me le devi dare tu che affitti i cammelli, non è che le devo scoprire io, perché se tu me le dai, se tu me le condividi gratuitamente, se me le presenti in maniera facile da consultare e da leggere, beh, la tua reputazione e credibilità aumenta subito, quindi io ne parlerò ad altri, a tutti quelli che vogliono come me affittare i cammelli. Due, Google apprezzerà che tu crei dei contenuti immediatamente utili per i tuoi lettori, coerenti con l'argomento di cui tratti, coerenti con la nicchia di mercato nella quale operi e che tra l'altro puntano magari a siti, ad applicazioni, ad altre risorse online autorevoli che si occupano anche loro di affitto di cammelli. Perché se tu gli indichi, ecco, dei bei video da vedere su come si guida il cammello, gli mostri dei libri che spiegano tutto su come si parcheggiano i cammelli, oppure gli mandi a leggere un bell'articolo su come creare un parcheggio notturno per il tuo cammello, fai una cosa utile per i tuoi lettori, per Google, per la tua reputazione e credibilità. E soprattutto per i cammelli. Quindi, intercettare vuol dire farsi trovare tra i primi nei risultati delle ricerche di Google. Per poter stare lì, devi fare prima un'analisi della concorrenza e della domanda che c'è per quella frase, per quel set di parole che hai individuato. E dall'altra parte devi preparare dei contenuti utili che non parlino soltanto di te, di quello che fai, dei tuoi prodotti e quanto sono buoni, ma che vadano immediatamente a risolvere quelle che sono le esigenze complementari che i tuoi clienti o potenziali tali probabilmente hanno.